Le borse di studio vanno assegnate agli studenti più bisognosi. I parametri di riferimento, come il reddito del nucleo familiare, non sono discutibili. Il protocollo firmato questa mattina fra le fiamme gialle del comando di Chieti, l'Università d'Annunzio e l'azienda per il diritto allo studio va in una direzione precisa: evitare l'accesso al beneficio del furbo di turno che presenti un ISEE non veritiero. Soprattutto garantisce la legalità dell'applicazione dei parametri che noi abbiamo messo in atto per agevolare i nostri studenti. Noi siamo tra le università che hanno messo il limite e l'asticella della no tax area a livelli migliori forse in Italia, e c'è da tenere presente che, a differenza non so delle università del nord-est, dove il 7-8% degli studenti stanno sotto l'asticella, quindi della no tax area, quindi non pagano le tasse universitarie, noi superiamo il 50%, quindi un bel volume sia di denaro inteso in termini di bilancio, ma in termini di accoglienza che noi siamo ben lieti di fare agli studenti. A dicembre del 2022 sono state assegnate 2.560 borse di studio per un totale di 9 milioni di euro, che include quota mense e quota alloggio. Sono circa 900 gli studenti che attendono lo scorrimento della graduatoria. Circa 3 milioni e mezzo di euro dovranno essere assegnati entro il prossimo 30 aprile. E a questo punto, da questo punto di vista interverremo noi con i poteri di polizia economico-finanziaria per poter approfondire ovviamente non tutta la platea, ma solamente quei casi dai quali emerge effettivamente un rischio che possa essere stato dichiarato il falso. Ovviamente questa circostanza ci porterà ad approfondire la situazione, ma soprattutto a cercare di, da un lato, segnalare, una volta che saranno stati ultimati gli approfondimenti, segnalare all'università per il recupero eventuale di quelle somme che sono state indebitamente ricevute, ma dall'altra parte provvederemo poi noi ovviamente ad effettuare anche le segnalazioni alla Procura della Repubblica competente per i reati di cui avremmo accertato appunto la Commissione.